Bentrovati a tutti gli appassionati di arte e benvenuti alla prima puntata della trasmissione Di Arte, un programma culturale dedicato alla scoperta degli artisti più importanti del panorama nazionale ed internazionale. Ogni settimana avremo l'opportunità di conoscere un artista diverso che ci accompagnerà per uno spazio quotidiano dal lunedì al venerdì. Insieme conosceremo la storia, lo stile e le opere che l'artista ci presenterà quotidianamente. Quindi, se siete pronti, iniziamo insieme questo percorso alla scoperta dell'arte qui dalla Bottega Gollini, che è una rinomata galleria d'arte nel centro di Imola, che ci farà da cornice e che ci accompagnerà in questo viaggio all'interno dell'arte. Io vado quindi a presentarvi il primo artista che con me inaugurerà questa stagione e mi accompagnerà quindi per tutta la settimana. Io direi di presentarlo nel dovuto modo, è un grandissimo della scuola italiana, ce la invidiano veramente in tutto il mondo, nel senso che ha fatto delle opere meravigliose e la critica ne ha sempre parlato in alto modo. Diciamo che basti soltanto pensare che è l'autore ritrattista ufficiale per il Quirinale, per i presidenti della Repubblica, è stato nominato e chiamato dal Vaticano, dalla Santa Sede, per il ritratto di Benedetto XVI, quindi il suo ritratto attualmente è al San Giovanni Laterano a Roma. Insomma, diciamo che già questi primi due indizi per i veri appassionati di arti dovrebbero già aver fatto capire di chi sto parlando. Il suo nome è Angelo Titonel, grandissimo artista della nostra città imolese. Io lo ringrazio veramente per aver partecipato e iniziare insieme a me questa avventura alla scoperta dell'arte. Grazie, insomma, a voi dell'ospitalità. Benvenuto. Io ho fatto un piccolo cappello introduttivo raccontando due o tre cose veramente importanti che ha fatto, ma leggendo la sua biografia c'è veramente un mondo. Diciamo che lei è un artista che ha viaggiato in tutto il mondo, ha esposto nelle più grandi gallerie delle città europee, non solo, perché anche a New York, alla Gorky è stato esponente, esatto, è riuscito anche a portare le sue opere. E quindi un viaggio all'interno delle più grandi gallerie nazionali ed internazionali, come appunto anticipavo prima. Però il suo percorso e le sue radici nascono nella terra del Veneto, vicino al Piave. E da lì il percorso di Angelo Titonel ha inizio. Vuole un po' darci qualche scorcio della sua vita, certo, i suoi esordi? Certo. Dunque, io sono nato nel Veneto, da genitori veneti, in provincia di Treviso, precisamente a Cornuda. E il mio percorso abitativo è stato un po' travagliato. Devo dire, mi sono trovato nei primi anni della guerra e quindi nato dopo un anno abitavo già a Milano. Mio padre, che prima faceva l'autista di pullman, di corriere praticamente, e si era trasferito come operaio in una fabbrica meccanica, e solo di lì a poco ci siamo ritrovati poi a andare a abitare ad Arcore, perché nel frattempo la casa dove abitavamo, in via Cavallotti, dietro, proprio dietro al Duomo, venne bombardata, quindi ci trovammo. Niente, poi itineranti, quindi un'infanzia, sì, che è sempre poi mi ritrovai di nuovo dalla nonna nel Veneto, a Soleghetto. Lì frequentai la prima elementare, la seconda elementare, poi tornai a Milano per finire le scuole elementari, e tornai poi nel Veneto a fare le tre scuole medie. È stato importante quel momento perché il mio insegnante era un pittore locale, Sandro Nardi di Follina, sempre in provincia di Treviso, il quale, avendo capito le mie qualità, le mie particolari tendenze come disegno,
e mi aiutò, mi aiutò a partire. Mi iniziò, quindi ogni tanto mi invitava nel suo studio, per cui vedevo con l'odore dei colori, la tavolozza. La tavolozza veneta, i famosi colori della scuola veneta. Ecco. Presi questi primi contatti con il disegno e con la pittura. Diciamo che la sua esperienza di artista non inizia subito. Lei ha avuto un percorso di grande carriera comunque prima di diventare pittore ufficiale. Certo. Difatti, finite le scuole medie, devo dire, lì eravamo proprio ai primi anni del dopoguerra, quindi con gravissime difficoltà economiche, mi trovai a lavorare per aiutare la famiglia e quindi i miei mi fecero iniziare un'attività in una, diciamo, di grafico, in una ditta di fotolito, cioè dove venivano riprodotti i manifesti, locandine, eccetera, eccetera. E qui siamo a Milano. E siamo a Milano. Naturalmente alla sera andavo a scuola d'arte al Castello Sforzesco con come insegnanti pittori locali, perché però avevano una loro impronta qualitativa molto importante. Quindi la passione non era mai stata accantonata, quindi si lavorava durante la giornata per necessità della vita quotidiana, certamente. Andavo a scuola d'arte. La voglia di fare il mestiere poi d'artista non era mai stata dimenticata. Certo, difatti in brevissimo tempo, forse perché avevo delle particolari doti nel campo grafico. E qui solo così sbirciando questo sfondo uno può già farsi un'idea, queste sono tutte opere da lei realizzate nel corso degli anni, quindi vediamo anche tante fasi del suo percorso degli anni 2000, e dopo andremo a scoprire questo. Ecco, la cosa importante è che riuscii a bruciare così i tempi proprio nel lavoro, che mi ritrovai a 25 anni a essere direttore artistico di un'importantissima agenzia di pubblicità internazionale, un'agenzia che era formata da tre agenzie straniere, una francese, una tedesca e una inglese. L'agenzia si chiamava BDLH. Io già venivo da altre importantissime agenzie, l'ultima era stata la Lintas, per dire ce ne sono 30-40 in tutto il mondo. Possiamo lanciare una curiosità ai nostri telespettatori, che lei come art director, quindi pubblicista, insomma veramente attivo in quegli anni come art director, lanciò anche degli slogan, dei tormentoni che rimasero negli anni, poi dopo lei mi racconta com'è andata. Lei Omsa che gambe fu un suo slogan, giusto? È stato un mio slogan, sì. Omsa che gambe in quel caso, negli anni. In quel caso diventai per il momento, per l'occasione, un copywriter e inventai, che poi nacque da una cosa semplicissima. Quando normalmente si fa un complimento a una ragazza che ha delle belle gambe e si dice acci picchia, che belle gambe, orpo, e da lì venne, rimase Omsa che gambe. Quindi anche promotore, oltre che artista, anche un vero tormentone, perché poi è rimasto anni 80 sempre sulla bocca di tutti, insomma. Infatti è sorprendente ogni tanto, dico, ma pensa un po' l'Omsa. E comunque diciamo che questa esperienza, se vogliamo riassumerla così, fu determinata anche da un punto di vista artistico, perché racchiuse
e diede la possibilità di trovare in lei così, l'idea di sintetizzare sempre in un quadro, come nella pubblicità, no? Cioè l'obiettivo di lanciare un messaggio, così come nell'arte, in un'unica immagine o in un'unica opera tipo scultoria, c'è la necessità di lanciare un messaggio unico, estemporaneo, veloce. Certo. E questo probabilmente è stato anche una bella esperienza, no? Durante... Certo, devo dire, in realtà io desideravo fare arte e la pubblicità, anche se ero arrivato a bruciare le tappe così velocemente, alla fine mi interessava molto meno, insomma, perché il cuore tutti, sì, perché in realtà io dovevo pubblicizzare un prodotto che, vabbè, non conoscevo, e doveva risolversi con un vantaggio commerciale da parte del produttore. Certo. Quindi, insomma, diciamo che dal punto di vista etico mi lasciava divertire. D'altro canto, insomma, io volevo fare pittore e così lasciai questa attività. Devo dire che fu abbastanza drammatico, perché lasciare un'attività così redditizia per andare alla cieca, non sapere in realtà, sì, io avevo il desiderio di fare qualche cosa di importante, non limitarmi al quadretto decorativo, ma volevo fare qualche cosa che fosse utile al prossimo, insomma. E quindi il problema era che cosa dire, cosa fare. E questo mi portò ad isolarmi, andare a scegliere questo primo contatto con me stesso, in un posto, in un'isola, casualmente scelsi Stromboli, dove abbandona tutto, lavoro, abbandono tutto, sì. Parte, sì, con la decisione di ricercare veramente, certo, la mia vena, la mia vena, strada, e studiare l'arte a tutto tondo, al 100%. Certo. Quindi capire, si ritira, insomma, a Stromboli, certo. E da lì nasce una... E lì comincio. Naturalmente è stato importante l'esperienza che ho fatto nella pubblicità, proprio perché, come diceva lei, la pubblicità porta a essere molto sintetici, capire qual è il prodotto e cosa deve ottenere, cioè il punto di arrivo, cosa deve raggiungimento del file, sì, del fine. Certo. Quindi diciamo, Angelo Titonel, sì, parte con un altro lavoro, un altro tipo di carriera, fermato, lascia tutto, si mette in gioco, segue la sua passione che è l'arte, va a Stromboli. Da lì rinasce in una nuova vita, perché è stata una sorta di rinascita, certo, no? Certo, qui certo, si riparte veramente da zero e si ricomincia, certo, e si inizia a indagare. Certo. Quindi diciamo che nella prossima puntata vedremo come evolve questa nuova forma mentis, anche come uomo, no? Che certo, riabbandona tutto e rinasce, e andremo ad analizzare la seconda parte della sua vita, dove inizia a produrre quadri e dove inizia a esporre nelle più grandi gallerie. Una tra le prime, appunto, dicevamo prima, a New York, dove è anche in Germania, perché la sua prima ha fatto tutta una serie di mostre in Germania. È stata in Germania. E questo domani riusciremo a scoprirlo nella prossima puntata insieme a lei. Intanto la ringrazio tantissimo per aver fatto questo piccolo spazio quotidiano di introduzione. Domani analizzeremo anche le opere che abbiamo qui, abbiamo fatto una raccolta, come potete vedere, di opere scultoree che ha rappresentato e quant'altro, quindi vi aspetto domani, sempre alla stessa ora, in questo spazio quotidiano che, come abbiamo detto, vi accompagnerà dal lunedì al venerdì, sempre con nuovi artisti, domani insieme ad Angelo Titonel, che veramente con tanto onore ho la possibilità di conoscere. Grazie. E di avere qui insieme a me in questo Grazie salotto, in questa galleria d'arte che è la Bottega Gollini di Imola. Grazie e a domani. Grazie di tutto.